devo dire, la domanda è veramente complicata da rispondere. Io la prenderei in un altro modo. A me sembra che ci sia una provocazione che aleggia questa mattina, che è stata fatta dal professor Bassan, quando ha detto che dalla tutela dei consumatori plurale si passa alla tutela del consumatore individuale. Questa è una bella riflessione ed è un punto estremamente rilevante. E perché si passa alla tutela del consumatore? Perché si può passare alla tutela del consumatore? Perché in un mondo ideale, ovviamente, quello a cui ci faceva riferimento al professor Bassan, si può immaginare che il fornitore di un servizio, qualunque esso sia, dal trasporto, un servizio assicurativo, possa arrivare ad individuare il profilo del singolo utente, il singolo consumatore, e quindi profilare un servizio specifico sulla singola persona. Se questo avvenisse, e si può immaginare in sede teorica che questo avvenga, ovviamente questo pone una sfida radicale a tutto la dottrina della tutela del consumatore, della promozione della concorrenza, che ha come assunto il fatto che si debbano creare mercati competitivi, mercati in concorrenza, che si debba offrire la libertà di scelta al consumatore. Poi una volta che il consumatore è informato, è consapevole, fa la giusta scelta e quindi realizza la freedom of choice, quella che garantisce la tutela del consumatore. Nell'ipotesi in cui invece vi sia una offerta individuale, è ovvio che la struttura del mercato perde di rilevanza e quindi c'è tutto il tema della tutela dei dati, della privacy, tutto il tema che gli economisti devono affrontare in modo buttando a mare tutta la dottrina dei mercati contendibili e tutta la dottrina dell'innovazione che crea concorrenza, dalla concorrenza si crea benessere generale per i cittadini. Allora, io questa provocazione la prendo, mi sembra che il professor universitario alle mani anche nella realtà, faccio bene a farci questa provocazione, lo ringrazio, però vorrei fare presente un paio di cose, elenco la domanda che faceva Bebiase. Oggi noi siamo davanti ad una rivoluzione epocale per quanto riguarda il mondo dei trasporti. E la rivoluzione epocale è data da questi strumenti qua, cioè dai tablet, da queste piattaforme digitali che ci portiamo dietro, che consentono l'integrazione di informazioni, servizi, transazioni, pagamenti, eccetera, eccetera. Quindi assistiamo ad un rafforzamento, ad una empowerment, si dice in inglese, ad una veramente rafforzamento del potere del passeggero, utilizzatore, utente, consumatore. Il quale chiede che cosa? Il quale chiede non più di essere trasportato, ma chiede dei servizi di mobilità. Quindi il vecchio mercato dei trasporti, il vecchio sistema dei trasporti che era basato sull'offerta, sugli investimenti, sulle infrastrutture, sull'offrire un trasporto dal punto A al punto B, magari alle condizioni migliori possibili e immaginabili, lasciando poi al cittadino, all'utente, alla scelta di quale mezzo, di quale mezzo utilizzare. Oggi questo modo di produrre non è più richiesto. Oggi si chiede e si deve offrire un servizio di mobilità integrale. Allora vuol dire che un'industria dei trasporti che era fatta a ferro, gomma, mare, acqua, cielo, eccetera, eccetera, diventa, sotto questa spinta della digitalizzazione di una domanda molto più forte, diventa
un'industria di servizi integrati di mobilità. I servizi integrati di mobilità quali sono? Sono quelli che provano ad offrirti applicazioni come Mobit, che tutti noi penso utilizziamo, altri servizi come Waze, che ti dicono quando è occupato, se è in borgo o non è in borgo. Questi sono servizi di mobilità integrati, che accompagnano end-to-end, no, quando usciamo di casa, sa se può prendere l'auto, la bicicletta, eccetera, eccetera. A prescindere che il mercato dei servizi di trasporto in bicicletta sia monopolistico, chiuso, aperto, costi troppo, costi poco. Allora vengo al punto del regolatore. Il regolatore, noi, che abbiamo avuto la fortuna di nascere integrati, il settore è unico, ma le industrie sono molte che operano nel mercato dei trasporti. Una volta tanto il legislatore ha avuto una visione giusta, forse aveva intuito che questo mercato dei trasporti sarebbe diventato dei servizi di mobilità. Allora il regolatore cosa fa? Abbiamo due strumenti fondamentali, e poi dopo mi fermo rispetto ad altre eventualmente domande. Il primo strumento è quello di garantire che l'accesso alle infrastrutture fisiche sia aperto e garantito a tutti quelli che vogliono fornire servizi di trasporto. Ma non basta. Per cui, nelle nostre ultime azioni, abbiamo previsto che non solo l'accesso alle infrastrutture fisiche, ma anche l'accesso ai dati primari. L'accesso ai dati primari prodotti dalle infrastrutture fisiche che vanno a essere aperte. Quindi nel concetto di accesso c'è anche l'accesso ai dati. Specialmente laddove le infrastrutture e la fornitura del servizio di trasporto tradizionale è sottoposto a obblighi di servizio pubblico e dove vi è un contributo pubblico, che è il 90% delle infrastrutture di trasporto. Quindi vi è una servitù quell'infrastruttura, non solo perché non è replicabile economicamente, quindi deve garantire l'utilizzabilità aperta, non discriminatoria, ma anche i dati prodotti, i dati primari, non quelli che sono oggetto di tutela, privacy, la profilatura del cliente, ma i dati gestionali, quindi traffico, dati orari, arrivi, ritardi, e devono essere disponibili online e devono essere disponibili in modo tale che si possano fare i servizi. Perché un dato, ad esempio, se il treno è in ritardo o in arrivo, quanto dura quel dato? Dura 5 minuti o 20 minuti o mezz'ora, quindi ha una valenza temporale molto limitata, però se io ti do quel dato ma non ti do il modo di utilizzarlo non serve a nulla. Quindi ti devo dare il sistema, l'insieme di quelle informazioni che ti consentono di trasformarli in un servizio di mobilità. Per esempio, uno ha comprato un biglietto e arriva un pop-up che dice il tuo treno è in ritardo, a prescindere che quel pop-up sia fatto dall'operatore principale, da un concorrente o da un third party service provider, per esempio Trainline, che è una parte terza, una piattaforma terza. Questa è la prima cosa importante e questo è contenuto nella nostra, i poteri che abbiamo, è contenuto nella nostra visione. La seconda cosa che abbiamo fatto, che facciamo, che è contenuta anche questa nella legge istitutiva, e che pochissimi hanno capito fino ad oggi, è quella della definizione del contenuto minimo dei diritti. Allora, se, torno a riprendere una frase che diceva il professor Bassani, se alla fine sarà il singolo ad essere curato, ad essere oggetto del servizio, bene, in che modo si interviene per limitare? Alzando il contenuto minimo dei suoi diritti. Vale a dire, se c'è il diritto all'informazione, qualcuno dovrà stabilire, tocca a noi, qual è il contenuto minimo di quell'informazione, cosa deve almeno contenere. E allora se si mette un obbligo di informazione minima, e lo si mette perché il regolatore ha questo potere,
vuol dire che si mette un vincolo nella fornitura di quel contenuto minimo per chiunque sia il fornitore del servizio di mobilità, non solo per l'impresa ferroviaria o per ATAC o per APM, ma per chiunque altro. E quindi si crea un livello minimo di tutele e di garanzie. Questo lavoro l'abbiamo fatto per la prima volta sugli abbonamenti alta velocità. Abbiamo, se vi ricordate, il caso è stato di grandissimo interesse. Treni per alta velocità riducono il tempo di percorrenza, per cui nasce un abbonato, un pendolare alta velocità, che vuole un abbonamento. Ci vale dire cosa vuole? Vuole uno sconto. Ma vuole uno sconto e vuole però continuare, volevano continuare ad utilizzare l'abbonamento a alta velocità come servizio a mercato con gli stessi diritti dell'abbonamento pendolare, quindi salire un volo senza prenotazione, poter cambiare tutto quello che uno vuole, il testo tempo, il testo flat, lo consumo finché vuoi. Tutto questo ovviamente non era possibile perché le imprese ferroviarie ad alta velocità hanno una struttura di costi diversi. Noi siamo intervenuti e abbiamo stabilito il contenuto minimo dell'abbonato a alta velocità nel caso in cui l'abbonamento sia offerto. Quindi se tu, impresa ferroviaria, offri l'abbonamento, lo devi fare tenendo conto del diritto all'informazione, il diritto al risarcimento, il diritto al cambio di prenotazioni, hanno questi contenuti minimi. Abbiamo avuto, come sapete, una bellissima sorpresa perché siamo stati sfidati in giustizia al TAR, sia dalle imprese ferroviarie, sia dalle associazioni dei consumatori, che avevano capito tutto, evidentemente. E cosa dicevano l'una? L'una diceva che non posso mettere nessun diritto, immaginate chi sono. E gli altri dicevano, no, tu devi mettere l'obbligo a fargli abbonamento. E immaginate chi sono. Il Pintar ci ha dato ragione, perfettamente ragione. Questi è una strada di lavoro. Adesso abbiamo un procedimento che renderemo pubblico prima di Natale o subito dopo Natale, dove stabiliremo i contenuti minimi dei diritti di tutti i servizi con obbligo di servizio pubblico. Quindi il pendolare nazionale, quindi chi prende l'aereo nei servizi di contiguità, le isole, quindi chi prende il traghetto per andare in Sardegna, tutto quello che è OSP, bene, i diritti all'informazione, al risarcimento, al rimborso, alle prenotazioni, al posto, ivi compreso ad esempio il diritto a sedersi quando uno va in stazione. Sapete che oggi non si può più sedere, non c'è più un posto. Beh, capisco che la stazione è interessante, bisogna meglio avere un bar più remunerativo che avere una sala d'attesa, ma le sale d'attesa non le trovate più. Allora è giusto avere una sala d'attesa, adesso chiamiamo la sala d'attesa, negli aeroporti, come avete visto, le seggiole sono pochissime, e questo secondo me viceversa, se è un obbligo di servizio pubblico ci deve essere una sala d'attesa, un minimo. Quindi questo vuol dire quindi lavorare sui due versanti, lavorare sul lato dell'offerta e sul lato dei diritti dell'uso, e questo diventa un sistema bilanciato per cui si lavora sia sulla struttura dei mercati per garantire livelli di concorrenza, quindi una freedom of choice, una libertà di scelta e di innovazione, sia sul versante della domanda, perché il consumatore, utente, cittadino, passeggero, mettete tutti insieme, alla fine tra l'altro il taxpayer contribuisce a coprire i costi non coperti dal biglietto del trasporto e come tale deve avere un minimo di diritti. Ogni diritto deve avere un minimo, non un minimo di diritti. Ogni diritto sancito per legge deve avere un contenuto minimo. Questo diventa un sistema europeo, non solo italiano, ed è assolutamente compatibile con tutti i ragionamenti che ha fatto il Presidente Soros sulla tutela delle imprese dei dati. Poi sui dati magari se c'è una domanda rispondo dopo. Sì, no, perché questo poi alla fine dobbiamo discutere e in qualche misura si dimostra che ha ragione Malman, cioè adesso si può, prima non si sceglieva un tubo, ha detto appunto, col sistema
idrico in testa. Adesso si sceglie fin troppo il tema dei dati, della simmetria con la quale i consumatori ne dispongono rispetto agli operatori è uno dei temi di diritto emergente, cioè sono tutte vere, giuste, sacrosante le istanze che ci ha appena raccontato Camanzi, però alla lunga se i dati li hanno solo gli operatori, i consumatori non li hanno, è una cosa complicata. Così come se i dati li hanno solo multinazionali americane e cinesi e noi li abbiamo frammentati per silos di attività, la idea di mobilità integrata della quale stiamo parlando diventa difficile. Allora uno dei temi è, che poi tra l'altro anche uno dei diritti umani previsti in quella dichiarazione dei diritti in internet che il Parlamento, la Camera dei Deputati italiani di questa legislatura ha approvato all'unanimità, uno dei diritti è l'interoperabilità delle piattaforme che costituiscono una sorta di utility, sono obbligatoriamente utilizzate. Questa interoperabilità delle piattaforme non è declinata, ovviamente stiamo parlando di diritti, quindi è una cosa molto astratta e di ispirazione culturale, non sono però declinate in termini di regole neanche di standard di comportamento. Da questo punto di vista il mondo della mobilità potrebbe essere un esempio sia in termini di creazione di forme di interoperabilità per quanto riguarda la società dei dati, sia come alternativa nativa europea a fronte delle grandi piattaforme internazionali. Sì, sicuramente sì, stiamo lavorando su questo tema, l'ho detto in varie occasioni, nell'ultimo intervista uscita qualche giorno fa e anche nella relazione annuale alla Camera dei Deputati. Noi stiamo lavorando su una regolazione delle piattaforme di servizio per la mobilità e parliamo di piattaforme plurale, distinguendo ben inteso la natura delle piattaforme e quindi un'intensità di regolazione di intervento diversa secondo che la piattaforma è una piattaforma tecnologica che fornisce servizi terzi rispetto alle parti che la compongono, oppure se è una piattaforma che alla fine della fiera produce valore per una delle parti. Classico esempio, Trendline è un fornitore di servizi terzi, Mobit è un fornitore di servizi terzi rispetto alle parti, essendo le parti le imprese di servizio pubblico e i passeggeri abbonati. Una piattaforma che fornisce servizi di biglietteria ma è di proprietà di un'impresa ferroviaria non è una piattaforma terza, perché comunque alla fine porta valore su quell'impresa ferroviaria. È illegittima? No, perché deve essere illegittima? Purché sia in concorrenza con altri o che la concorrenza con altre piattaforme sia possibile. E quindi vuol dire che i dati che quell'impresa ferroviaria mette nella piattaforma che lui gestisce deve essere unbundled, cioè quei dati devono essere messi in una società o in una struttura separata o comunque accessibile a terzi. Quindi vi è una separazione infrastruttura-servizi, dentro l'infrastruttura e dentro i servizi, dati e erogazione dei servizi. Cioè c'è un nuovo layer, è molto semplice, si crea un nuovo layer. Viene inteso i dati nel rispetto di quello che dicevamo prima, cioè io non è che penso che deve essere, cioè il segreto commerciale, questo. Vi faccio un esempio classico. Trendline, che è un fornitore di biglietteria integrata, offre biglietti su tutta Europa, abbiamo discusso con loro qualche giorno fa a Parigi a livello dell'Associazione Europea
autorità di regolazione indipendente dei trasporti, prendendo accesso a tutti i dati inerenti l'orario di servizio dei treni, degli autobus e via discorrendo. Accesso a tutti i dati inerenti all'impresa del biglietto va benissimo, ma non ha accesso a che cosa? Agli sconti. Allora voi capite bene che se non ha accesso agli sconti, la sua offerta di integrazione non è conveniente. Allora se non ha accesso agli sconti, quello è un dato che dovrà essere fornito. È un segreto commerciale? Non lo può essere. Perché lo sconto non può essere uno sconto allora, singolo. Allora se è singolo mettiamo nel contenuto minimo dello specifico diritto di conoscere lo sconto con un anticipo di 3 mesi. E abbiamo risolto il problema. Questa è la frontiera della regolazione della servizi di mobilità dei trasporti, che capite bene non è un silos e non è sganciato al mercato. Grazie. Grazie Camanzi, molto importante. Il layer delle infrastrutture contiene i dati ed è condiviso. Il sistema e i servizi sono in concorrenza. Mi sembra super interessante. Grazie Camanzi, grazie. No, credo che questa sia anche la base per avere una contendibilità dei servizi che fino a ieri è stata difficilissima, molto spesso le gare per affidare questi servizi che sono anche normalmente e logicamente pluriannali, consegnavano nelle mani delle camere tutte le informazioni degli ultimi 8, ogni volta 16 anni, ed era quindi praticamente difficile partecipare ad una gara in condizioni di parità. È un'impostazione importantissima. Su questo abbiamo bisogno del vostro sostegno. Non è che so, non mancherà mai. Non sono cose semplici. Non mancherà mai. Grazie Camanzi, grazie Malaman. Adesso la seconda parte di questa discussione, Magda Bianco, Banca d'Italia, buongiorno, Daniela Mariani, IBAS, buongiorno, e Guido Stazzi della Consob. Siamo quindi passati all'economia reale e all'economia finanziaria. I dati sono al centro della cosa. In effetti è capitato di intervistare Bill Gates all'inizio degli anni 90 chiedendogli: ma nella società dell'informazione conta di più il denaro o l'informazione? E lui, che di solito risponde immediatamente, ci ha pensato un po', e questa, la risposta è stata: il denaro è una forma di informazione. Ho capito che lui aveva un sacco di informazioni più di me. Allora, Magda Bianco, a fronte della entrata in gioco adesso non più soltanto di database, registrazione di dati, di informazioni, ma di algoritmi che operano in autonomia o quasi nei mercati finanziari e delle valute, con una serie di innovazioni radicali disintermedianti come Bitcoin e blockchain, la domanda di fondo è: stiamo per avere nuove regole di tipo sostanzialmente nuovo per affrontare questa situazione? Intanto anch'io permettetemi di ringraziare per gli organizzatori, perché appunto è un'occasione interessantissima, stimolantissima, sentire i temi che vengono dagli altri ambiti è importantissimo, e però anche il rapporto è veramente molto interessante anche per la parte che riguarda i nostri settori, è veramente ben costruito e fonte di stimoli anch'esso. Domanda molto difficile, una diciamo punto di partenza oggi è che sicuramente tutta l'innovazione, il mondo fintech è uno stimolo fondamentale alla concorrenza, all'innovazione per tutto il sistema finanziario, anche se gli effetti
diciamo, almeno in Italia, che vediamo sono ancora per certi versi limitati sull'organizzazione, sulla struttura, però potranno essere sicuramente molto significativi per tutti i concorrenti, per gli operatori naturalmente, aumentando nell'efficienza, nel modo più che raccolgano la sfida, ovviamente per i clienti, e qua poi diciamo qualcosa di più, e naturalmente anche per i regolatori, perché l'uso della tecnologia in tutto il mondo che oggi chiamiamo red tech o sub tech, implica anche per i regolatori l'utilizzo della tecnologia per essere più efficienti ed efficaci nella loro azione. Per i clienti, beh, diciamo, per certi versi sono ovvi questi benefici, alcuni sono già molto concreti, altri sono in via di realizzazione. Tra quelli concreti, parlo solo della finanza naturalmente, tutto il mondo online sta cominciando a produrre benefici forti per i clienti, un prodotto molto semplice come quello del conto corrente online, pensiamo che ha costi enormemente diversi dai conti correnti standard. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la nostra indagine sui costi dei conti correnti. Il costo di un conto corrente tradizionale, un conto corrente standard annuale, in media naturalmente, di circa 77 euro, lieve aumento rispetto all'anno precedente. Il conto corrente online ha un costo annuale di 14,7 euro, per una serie di ragioni, non ci sono i canoni di base. Quindi questi sono benefici già realizzati. Oppure pensiamo all'innovazione recente dei bonifici istantanei, che sia pure per un costo, però consente di accedere a un beneficio che tempo fa richiedeva del tempo. Ovviamente questi benefici si accompagnano a dei vincoli. Pensiamo appunto alla possibilità di avere benefici immediati, si porta dietro, se vogliamo, un aspetto che è percepito in generale come una tutela, che è quello dell'utilizzare l'IBAN in modo corretto. Questa è una cosa che ci viene chiesta spesso dai clienti, cioè, ma com'è possibile? Io devo ricordarmi, devo mettere correttamente questo numero di 27 cifre, difficilissimo, cioè, facilissimo l'errore, e se sbaglio non vengo tutelato, nonostante magari il nome sia corretto. E questo è il trade-off che ci portiamo dietro. Se io voglio il beneficio dell'istantaneità, della rapidità, dell'immediatezza, devo accettare un costo che è un costo di consapevolezza, se vediamo, torneremo sulla consapevolezza. Diciamo, l'altro beneficio, e qua ridiamo, ci avviciniamo alla domanda, può venire da una crescita, da un allargamento degli scambi legato appunto a questo mondo di informazione ricchissima, pregnante, che mette insieme tanto, che è simile a quello realizzato dalla sharing economy o simili. Mettere a disposizione una grande quantità di informazioni che in qualche modo viene tutelata, garantita attraverso meccanismi reputazionali, quello appunto della sharing economy, consente un allargamento degli scambi, cioè consente di far parte del mercato di pezzetti di mercato, di scambio che non potevano esserci. Questo per esempio per la postulatura dei creditori in prospettiva, quindi la possibilità di offrire credito anche da parte di questi grandi soggetti che sono in grado di utilizzare altre informazioni al di là di quelle delle banche dati classiche riguardanti il credito, potrebbe in linea di principio allargare il mercato, quindi concedere, assicurare l'entrata sul mercato a soggetti che non sono già profilati attraverso le banche dati classiche creditizie, ma appunto attraverso storie diverse, informazioni diverse, possono accedere al credito. E quindi, se vogliamo, potrebbe addirittura essere un meccanismo di inclusione finanziaria ulteriore. Ovviamente c'è un rovescio della medaglia, ci possono essere dei rischi per tutto questo, di non essere informati correttamente, addirittura di non essere in grado di assicurare una ricostruibilità del dato che viene utilizzato per fare questi esercizi, quando passiamo addirittura dai big data, addirittura all'intelligenza artificiale che ricostruisce profili teorici. Ovviamente l'uso scorretto dei dati per fini che non sono esplicitati, oppure decisioni basate su informazioni che non sono accurate o che rischiano di essere addirittura discriminatorie, quando appunto non si profila il singolo cliente ma si usano aggregazioni per riprodurre una tipologia di cliente appunto che può essere discriminatorio.
oppure l'essere bloccato con un fornitore che in quanto dispone di più dati appunto è in grado di fornirmi un servizio che io non posso chiedere a un altro perché non ha la stessa disponibilità di dati, e naturalmente tutto il tema della sicurezza. Allora, l'uso degli algoritmi e i rischi che si pongono e il minore spazio per i regolatori. Gli algoritmi di per sé in questo senso rendono per certi versi più efficiente il mercato, se ben utilizzati, se i rischi sono presidiati. Rendono più efficiente, se vogliamo, la profilatura del creditore, quindi possono allargare gli scambi. Il problema è, sono i rischi che ho elencato, non tanto ben discriminare i soggetti. La buona discriminazione dei soggetti appunto consente di tarare meglio l'offerta sui soggetti meritori, quindi in linea di principio di offrire a chi merita, di evitare i rischi di sovraindebitamento per i clienti diciamo che non valutano correttamente se stessi, e quindi sotto questo profilo diciamo, il beneficio è grande, è un beneficio di efficienza e appunto, se vogliamo, di inclusione. Il rischio viene da tutti gli altri fattori che elencavo, e qua il regolatore ha naturalmente degli spazi che riguardano l'utilizzo della tecnologia, e questi sono tutti i poteri che il regolatore ha già oggi, tutta la vigilanza, se vogliamo, di stabilità si preoccupa di verificare che lo strumentario IT degli intermediari sia adeguato, sia corretto, sia il rischio di fallimento, di inefficacia del funzionamento sia ben valutato e presidiato. Le guidelines recenti dell'EBA puntano l'attenzione proprio sui rischi della tecnologia e dell'eventuale outsourcing della tecnologia. Continuano a esserci e continueranno a esserci anche le tutele individuali. Le tutele individuali che funzionano oggi nel sistema finanziario, dal reclamo verso l'intermediario all'interazione col regolatore all'arbitro bancario finanziario, sotto questi profili non arretrano. In realtà sono strumenti che possono essere utilizzati per le singole interazioni realizzate anche con strumenti diversi. A oggi i ricorsi presso l'arbitro, per esempio nei confronti degli istituti di pagamento, che sono i soggetti che formalmente svolgono questi ruoli, utilizzano le piattaforme, sono ancora molto pochi, però sono coperti dall'arbitro bancario finanziario, quindi lo strumento di tutela individuale esiste e può essere utilizzato e continuerà a essere utilizzato. Si amplificano le asimmetrie tra i soggetti, in linea di principio questo è possibile, in teoria se ben utilizzata la normativa, soprattutto quella prospettica, soprattutto il regolamento che dovrà garantire l'utilizzo dei dati, questa asimmetria potrebbe essere in qualche modo bilanciata dalla possibilità per il cliente di scegliere che cosa fare dei dati in possesso di un certo intermediario, di un certo fornitore. Naturalmente questo implica di nuovo un salto di qualità da parte del cliente. E, diciamo, ci scontriamo con un'esigenza di consapevolezza del cliente molto forte. Tutto il mondo della garanzia dei dati implica ulteriori informazioni per il cliente. Noi sappiamo che tutti noi facciamo un'enorme fatica a utilizzare tanta informazione. Come costruire questo mondo in cui dobbiamo essere un po' più consapevoli dei rischi che affrontiamo e fare delle scelte è la vera sfida. L'abbiamo sentita anche prima in tutti gli altri campi, cioè stiamo ipotizzando dei clienti più consapevoli, ovviamente mantenendo delle aree per i clienti che preferiscono scegliere, che preferiscono diciamo, un mondo semplificato. Però ci sono alcuni aspetti che riguardano la privacy e l'utilizzo dei dati in cui questa scelta quasi non è possibile, cioè c'è bisogno di fare il salto di consapevolezza e di decidere che cosa fare rispetto all'utilizzo delle proprie informazioni. Qui appunto si apre un mondo di costruzione di questa consapevolezza. Noi nel sistema finanziario stiamo investendo moltissimo sul tema dell'educazione finanziaria, probabilmente è importante ampliare questo concetto di educazione finanziaria a una consapevolezza che riguardi tanti canali. Le
sfide ovviamente sono tantissime anche per i regolatori. Oggi noi stiamo cercando di affrontarle interagendo con le nostre controparti nel resto d'Europa e nel mondo. I fora internazionali che si occupano di questo tema sono tantissimi e credo che vada benissimo anche se ci sono sovrapposizioni, perché appunto le sfide sono tante, i modi di ragionare sui temi sono diversi, da quelli di stabilità, quelli di tutela, e quindi questo è importante. Sicuramente la sfida interna è quella del dialogo tra le istituzioni, dialogo che c'è già, noi come l'autorità per l'energia con l'antitrust lavoriamo moltissimo, anche noi rispetto ai loro provvedimenti poniamo pareri e quindi ci interroghiamo su quello che fanno. Credo che forse la sfida è costruire dei tavoli, al di là della relazione istituzionale, dei tavoli di riflessione congiunta ulteriori per evitare gli spazi vuoti. Grazie. Certamente la gestione delle informazioni per la consapevolezza dei cittadini e dei consumatori a me apre una finestra, non dico sul futuro dei giornali, ma sulla funzione dei giornali del futuro, che non hanno probabilmente molto a che fare con i giornali del passato, ma che hanno una funzione chiara da questo punto di vista, che potranno svolgere solo trasformandosi radicalmente in qualcos'altro, diciamo. Indubbiamente la questione lì è un buco di comodità per i cittadini a gestire un'enormità di dati, comodità però con valore per il consumatore, non diciamo per l'operatore. Volevi... Sono delle novità nel mondo dei pagamenti e nel mondo anche del mercato, nel senso che alcune piattaforme di vendita come Alibaba e di pagamento come PayPal hanno cominciato intanto a diventare, diciamo, dei prestatori di servizi di pagamento senza essere autorizzati, ma arrivano anche a fare network, ossia si aprono anche a inserire il credito, diciamo, credito al consumo. Capisco che, diciamo, Amazon non è ancora consumo, no? Le evoluzioni, diciamo, da qui a... Si può immaginare che da qui a 6 ore sono previdenti. Allora mi domando se possiamo ancora pensare che il sistema delle autorità e la loro organizzazione internazionale arrivino anche a intervenire effettivamente per niente sul fenomeno energetico e sul fatto proprio che diciamo, i soggetti fanno un mestiere improvvisamente, fanno anche un altro e che quest'altro lo fanno, anche se il settore è regolato e proposto dall'organizzazione. E lo fanno prima di chiedere queste autorizzazioni e di adottare le regole dei loro concorrenti che invece sono sottoposti all'autorizzazione e sottoposti alle regole con un effetto anche il duplice rispetto a noi, nel senso le imprese sono scavalcate, i consumatori sono meno tutelati. Per adesso appunto questi soggetti svolgono dei ruoli che sono, diciamo, istituzionalmente identificabili in quelli degli istituti di pagamento, quindi che hanno queste caratteristiche e dentro questo, diciamo, questo mondo possono svolgere il ruolo di offerta di strumenti di pagamento, che è quello che fanno, diciamo, violando le regole, e possono svolgere come strumenti di pagamento anche alcune altre attività, naturalmente non possono svolgere attività bancaria, non possono raccogliere, però possono svolgere per esempio alcuni aspetti dell'offerta di credito dentro quel mondo degli istituti di pagamento. Quello che fa il regolatore in questo momento è cercare di seguire i fenomeni e vedere se la regolamentazione come è adesso è sufficiente per il bilanciamento, è cercare di regolare dove è necessario, assicurare parità di trattamento, assicurare che chi svolge la stessa attività sia soggetto alla stessa tipologia di regole. E fino a questo punto
detto sostanzialmente ci siamo, nel senso che quello che dicevo prima vale, cioè qua questo è un mondo in cui se c'è credito, quello che si utilizza per fare credito appunto è un sistema di profilatura che semmai al momento aggiunge efficienza al processo di profilatura. Il problema è se ci sono degli errori, delle discriminazioni, dei malfunzionamenti sul sistema, e questo ovviamente va seguito con attenzione e va verificato appunto chi è il potere per intervenire. Grazie. Le assicurazioni erano sempre il